Sì, mi piace la mia città e mi piace molto stare vicino allo stadio perché tante volte quando ci vado vedo dei graffiti belli. Poi quando ci sono le partite mi piace andarci e andare a tifare per il Genoa. Mi piace la mia città perché è storica e c'è molte cose da guardare. Mi piace Genova perché ci sono molte cose belle di Genova, tipo la lanterna, l'acquario di Genova, comunque sono tipo attrazioni che almeno molta gente le va a vedere. Poi, cioè, a mio parere Genova non dovrebbe cambiare. Genova, secondo me è una bella città. Io preferisco stare qui a Nervi dove sono che stare per esempio in centro perché mi piace di più dato il paesaggio. Il mio posto preferito è il Porto Antico perché ci sono molte cose di Genova e ci sono anche molte cose del passato di Genova e poi mi piace, cioè, non è che mi piace tanto, ma mi piacciono anche vedere le barche che partono. Salirci sopra no, perché mi fa un po' di paura, ma vederle partire alcune volte mi piacciono e poi lì c'è anche, si può fare una passeggiata sul mare ed è molto bello. Mi piace salire sulle barche. Perché mi piace guardare il mare mentre sono sul mare. Sì, mi piace tantissimo Genova, soprattutto Nervi, appunto dove vivo. La trovo bellissima e trasferirmi per me sarebbe troppo difficile perché è un posto incantevole. E posti preferiti ne ho tanti, mi piace mare, montagna, città, c'è cioè assolutamente tutto. E se dovrei scegliere probabilmente qualche posto al mare insieme agli amici, ovviamente. A me Genova piace ovviamente, però cioè, questa posizione in cui sono io è un po' troppo urbana, quindi diciamo che arrivano i rumori delle morti. E per fortuna che abito una strada privata, per fortuna. In questo periodo frequento molto i parchi di Nervi, anche perché quest'anno, dopo aver cambiato scuola l'anno scorso, appunto la mia scuola si trova lì e quindi sta diventando un po' un punto fisso, ecco. Sono sempre stata a Genova, non ho mai abbandonato la mia città. Io vivo a Genova e mi piace molto perché soprattutto il paesaggio. E il mio posto preferito è dove vivo io, ovvero San Desiderio, perché è molto, a parte che è pieno di natura ed è molto bello. Sì, mi piace molto la mia città, il centro e il porto, perché sono i posti in cui vado più spesso. Allora, di Genova cambierei tante cose. Tutti i graffiti, tutti i disegni che ci sono per le vie, perché secondo me la rovinano in sé. Non riesco molto a capire perché una persona non può buttare un qualcosa nella spazzatura invece che per strada. È tipo un campetto dove magari prima c'era il basket, c'è cioè il basket da una parte e c'erano delle porte con il calcio dall'altra, però soltanto che il campetto è piccolo. E non c'è spazio per tutti. Poi ci sono alcuni che tipo c'è uno spazio bello grande, lo occupano tutto per giocarci a calcio, quindi vorrei che magari facessero un'area proprio apposta per il calcio, un'area per magari il monopattino, un'area proprio per il basket. Ci sono troppi lavori, bisogna un po' ridurli, cioè almeno bisogna farli un po', non tutti insieme. In realtà mi piace tutto, però lo stadio di Genova che si trova nella zona di Marassi mi piacerebbe che cambia luogo. San Pierdarena non mi piace molto perché c'è molta gente che beve e l'ultima volta quando stavamo andando a casa c'erano due che si stavano picchiando e non mi piaceva. Questa zona un tempo non aveva niente, era deserta. Ci venivo io qua con i miei amici a giocare e c'era solamente lì un canestro. Ma poi è arrivata mia mamma e ha fatto cambiare le cose.
perché qua c'è, era, la, l'erba era, era alta così. Qua non c'erano né giochi, né altalene, né niente. Poi ha fatto un'altra zona sotto, che è la zona picnic, dove ci sono le sedie e i tavoli da picnic dove mangiare, che c'era l'erba alta così. La mamma ha fatto tagliare tutto e ha costruito questi giardini. Cambierei l'inquinazione, perché è sbagliato. Metterei al posto delle macchine a motore quelle elettriche, che non inquinano. Vorrei che Genova sia un posto migliore. L'unica cosa sono dei ragazzi anche della mia età che non, che diciamo non, non sono tanto in tono con il paese. Stanno molto tempo a criticarlo, che non c'è da fare niente, però in realtà non sanno che si trova in uno dei posti più belli d'Italia, per esempio. Del resto no, questo posto è bellissimo, lo dico anch'io. Ci sono sempre cose da fare, da qualsiasi parte ti giri c'è sempre qualcosa che puoi fare, di qualsiasi genere.